con Giuliano Busetto, presidente di Federazione ANIE, oggi un'assemblea dedicata al tema delle tecnologie per la ripresa. Avete presentato già dei primi dati derivanti dalle analisi su un campione di aziende che ci danno un po' il polso di questo 2020. Sì, esatto. L'osservatorio di ANIE ha considerato un campione sempre più esteso, lo facciamo con continuità, oggi di 230 imprese circa per 21 miliardi di fatturato aggregato loro, in modo tale da essere significative, sono espressione dei quattro nostri settori, quindi industria, energia, infrastrutture e trasporti. Quindi abbiamo visto come gli effetti del lockdown sono stati, vorrei dire, devastanti, quindi grandissima parte delle imprese segnala forti cali di fatturato, almeno l'80% di queste nei primi sei mesi dell'anno rispetto al semestre precedente. Poi certamente c'è stata una fase di lenta ripresa e questo lo vediamo, ma comunque sempre una parte consistente alla domanda ma come concluderete il 2020 dichiarano un fatturato di diminuzione, ben il 40% di un campione da una diminuzione a doppio digit, quindi superiore al 10%. Dal punto di vista delle strategie, ripartire da innovazione, industria e digitalizzazione, sì. E le industrie rappresentate da Federazione ANIE sono un po' la casa di queste tecnologie. Sì, certamente, perché abbiamo visto anche come buona parte di tutte le nostre tecnologie poi hanno come mercato finale proprio l'industria, non solo di chi fa, per esempio, intenderci solo automazione. Quindi l'industria trascina e abbiamo visto anche quando ho fatto un esame di ANIE nei quattro anni scorsi, abbiamo visto come in effetti al primo posto c'è proprio l'industria che ha trascinato, grazie anche al piano 4.0, ha trascinato anche gli altri comparti. E quindi per noi è fondamentale anche nelle nostre proposte che l'industria sia al primo posto, quindi industria, ma l'industria ha anche benefici, come ho evidenziato, proprio dal punto di vista sociale, dal punto di vista di vita delle famiglie, garantisce più continuità. L'industria poi in Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e dobbiamo sempre considerare questo aspetto. La vitalità delle piccole e medie imprese, che quindi poi rappresentano grande parte dell'export e conseguentemente possono avere effetti benefici sul prodotto interno lordo. L'industria è insomma qualcosa che dobbiamo riportare proprio al primo posto anche nel dibattito politico e nelle istituzioni. E poi innovazione, perché l'innovazione è dimostrato proprio in questo momento come chi ha innovato e chi ha investito in digitalizzazione ha avuto proprio effetti benefici anche per la propria azienda, per il proprio fatturato. L'innovazione è continua, l'innovazione non è solo perché oggi c'è un piano 4.0, ma le nostre imprese, soprattutto l'elettronica e l'elettrotecnica, abbiamo visto che performano nettamente meglio rispetto a quanto dice l'Istat sul comparto elettronico e elettrotecnico. E poi digitalizzazione, perché naturalmente la digitalizzazione rappresenta anche da tutte le analisi di mercato come il settore, il mercato e diciamo l'ambiente dove di più potremo avere successo, dove di più potremo avere crescita. E la trasformazione delle imprese io credo sia quanto noi tocchiamo con mano ogni giorno. La digitalizzazione è fondamentale, chi non comprende questo probabilmente non è destinato a un lungo respiro futuro. Adesso avremo questa partita del Recovery Fund, circa 200 miliardi da spendere, da investire, come ha detto giustamente il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. Voi indicate quattro aree prioritarie che sono industria, energia, trasporti e building. Ci vuole raccontare le vostre proposte? Sì, è in discussione proprio in queste settimane, in questi giorni, il rinnovo del piano Transizione.x, comunque legato sempre alle tecnologie digitali per l'industria. E noi stiamo discutendo, io ho anche un ruolo all'interno del gruppo tecnico di filiere medie imprese, di aver creato un sottogruppo proprio per cercare di collettare tutte le informazioni sul piano 4.0 e parlarne a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi siamo in sintonia sul fatto della importanza e della priorità. Poi noi abbiamo chiesto fortemente l'estensione delle aliquote, ovviamente per il credito d'imposta, l'ampliamento anche di progetti che richiedono e possono avere l'investimento appunto in credito d'imposta, beneficio credito d'imposta. Abbiamo chiesto anche lo sconto in fattura, ovviamente in modo tale che sia immediatamente bancabile. Abbiamo chiesto anche di considerare i progetti 4.0 e green, cioè non solo l'aspetto legato ai beni materiali strumentali o immateriali come software
o la ricerca e sviluppo, ma anche considerare progetti trasversali di completa trasformazione delle imprese manifatturiere, chi ha già all'interno macchine e che però deve considerare una progressiva digitalizzazione dell'intero comparto. Ecco, questo per quanto riguarda l'industria al primo posto. Poi il concetto che abbiamo lanciato già da un po' di tempo è casa 4.0. Cosa vuol dire? Vuol dire mutuare i benefici visti nell'industria anche negli edifici, abitazioni residenziali o commerciali. La pandemia ha mostrato come anche la casa stessa dove noi viviamo, proprio per gli effetti dello smart working, della telemedicina rispetto anche alla didattica a distanza, insomma la casa deve diventare qualcosa di veramente connesso, un nodo intelligente di una città intelligente o di una rete intelligente. Incominciamo a valorizzare il contenuto tecnologico di un'abitazione. Per noi le tecnologie come dall'illuminazione, la domotica, l'impianto elettrico, gli ascensori, la sicurezza, ecco, tutto quanto deve essere oggi connesso, gli elettrodomestici vorrei anche dire, connesso, e quindi dare valore a un indicatore digitale, Smart Readiness Indicator, che già la comunità europea, diciamo, ha valorizzato e oggi l'ordinamento italiano non lo ha ancora considerato, e quindi dobbiamo spingere affinché una parte delle risorse Recovery Fund, io ho chiesto anche già dalla prossima legge di bilancio, siano indirizzate a valorizzare il contenuto tecnologico delle abitazioni. E poi abbiamo citato l'energia, sappiamo benissimo anche il piano europeo al 2030, al 2050, sappiamo quanto l'efficienza energetica e soprattutto gli investimenti in rinnovabili, sia fotovoltaici che eolici, siano estremamente importanti. Anche qui io credo che noi siamo all'avanguardia, abbiamo bisogno anche qui che ci sia poi continuità e che effettivamente questi investimenti che abbiamo visto anche al 2030 di riduzione ancora di emissione di CO2 rispetto al 1990 trovino finalmente anche decreti attuativi e consistenza negli investimenti nelle rinnovabili. Poi efficienza energetica io credo sia l'altro cavallo di battaglia nostro, ma efficienza energetica credo che sia per tutti i sistemi che abbiamo in essere. E poi ultimo, citato i trasporti, perché di nuovo è noi abbiamo un settore direi di leadership europea anche dal punto di vista non solo materiale rotabile ma anche segnalamento, e qui c'è un nuovo sistema di segnalamento, l'ERMTS, su cui le nostre imprese hanno investito, e quindi la proposta è di avere anche qui una parte, un sostegno da parte del governo in modo tale che questo piano di sviluppo del nuovo sistema di segnalamento possa proseguire senza intoppi e che veda le società italiane all'avanguardia anche di questo. Presidente, con questo 2020 si chiudono 4 anni di presidenza nel corso dei quali lei ha visto, diciamo, per fortuna e ahimè, le stelle e le stalle del settore, quindi ci siamo lasciati alle spalle 2 anni meravigliosi, il 2017 e il 2018, e purtroppo questo 2020 un po' infausto. Che bilancio si sente di trarre da questi 4 anni di presidenza? È un bilancio mio, personale. Io posso dire che grazie alla spinta su alcuni temi, innanzitutto ANIE non ha mai visto una crescita così importante in 4 anni, quasi il 10%, 9,8% di fatturato, quindi io credo che sia stato significativo, è merito delle imprese, non certo mio, è merito magari di aver parlato di tecnologia e di fatti concreti, tant'è che anche se io guardo indietro il numero di nuovi soci, solo negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo avuto 200 imprese nuove per 20.000 addetti. Ecco, questa è una dimostrazione di quanto il nostro ruolo è di parlare di innovazione, di tecnologia per i nostri comparti. Dobbiamo stimolare le istituzioni, e istituzioni intendo la politica, e essere a fianco di Confindustria affinché i nostri temi siano sempre visti con la massima attenzione. E ecco un bilancio positivo, voglio dirlo, proprio nell'essere stati riconosciuti sempre dalla nuova squadra del presidente Carlo Bonomi, come dalla precedente, come il principale punto di riferimento per ogni aspetto di tecnologia e di innovazione. Questo io credo che sia la cosa di cui vado più orgoglioso.